Questo piatto è stato dipinto da uno dei pittori su maiolica più prolifici di tutto il Rinascimento italiano, Francesco Sarto Arredi. Di lui conosciamo più di 400 opere, in buona parte firmate. Originario di Rovigo, si trasferì a Urbino poco prima del 1530. Non ebbe mai una sua bottega, ma fu sempre un artista indipendente e collaborò con molti ceramisti dell'epoca. La prima volta che lo incontriamo nel 1530 è in un atto in cui lui si oppone al capibottega della città per ottenere una più giusta paga per i ceramisti. Fu anche un uomo colto, amava la poesia, quella di Petrarca, di Ariosto, e compose lui stesso dei sonetti in onore del duca di Urbino Francesco Maria della Rovere. Questo è un esempio di maiolica istoriata, ovvero di pittura di storie su maiolica. È raffigurato un episodio, una favola, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, la storia di Eco, che innamorata di Narciso, ma da lui respinta, si trasforma per il suo dolore in sasso. Questo, il soggetto, è illustrato anche, è spiegato, dalla leggenda che compare sul retro del piatto, di Eco in sasso per il crudo amante, favola. E questa è la lettera greca Phi, si presume sia quello, uno dei segni, delle marche con cui Xanto usava a siglare le sue opere. Da notare i colori molto intensi di questo piatto, caratteristici della pittura di Xanto, molto vigorosa e con un gusto per i colori cangianti, le nuance tra il turchese, il verde, tra il giallo e l'arancio, e questi toni blu carichi sullo sfondo. Una caratteristica della tecnica di Xanto è quella di inserire personaggi, a volte anche strani alla storia, con un procedimento di taglia e cuci, prendendo le figure da incisioni diverse. Per esempio questo uomo che si vela il volto con un mantello è tratto dall'incisione Il martirio di San Lorenzo, un'incisione di Caraglio da Baccio Bandinelli, il Cupido viene dal Parnaso di Raffaello, inciso da Marcantonio Raimondi, e queste due figure femminili invece dall'incisione Le Muse e le Pieridi di Rosso Fiorentino, incisa da Caraglio.